Dimmi, Claudia. Allora, buonasera. Aspetta, ti devo lasciare. Chiediamo scusa per questo ritardo, ma mentre il Consiglio dei Ministri è stato breve e la messa a punto tecnica del testo, essendo un testo molto complesso dal punto di vista tecnico, ha richiesto del tempo in più. Ci sono i ministri proponenti, posso solo dire che con questo decreto il governo ha inteso essenzialmente far fronte a una situazione di grave emergenza che a voi tutti è nota e ha voluto assicurare essenzialmente la continuità aziendale e contestualmente alla garanzia del risanamento ambientale nella cornice e nel quadro determinato dalla situazione normativa del precedente decreto e dai provvedimenti giudiziari recenti. Non so chi dei ministri voglia cominciare con illustrare il decreto. Ma intanto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei più grandi impianti industriali d'Europa nella produzione dell'acciaio e della ghisa madre. Vi potrei dare alcuni dati molto importanti per comprendere di cosa si sta discutendo. La potenzialità è quella di produrre 10 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, sono il 40% della produzione nazionale. E praticamente nel settore dei laminati piani copriamo con Taranto il 60% della domanda nazionale. Tutte le grandi aziende meccaniche del paese hanno bisogno di queste lamiere, elettrodomestici, cantieristica, auto, meccaniche. Dipendenti all'ILVA sono 12.000 diretti, altri 3.000 sono collegati strettamente in modo verticale all'azienda e poi ci sono nel indotto altri 9.200 dipendenti, quindi praticamente 25.000 persone lavorano all'ILVA, con l'ILVA o all'ILVA. Oggi l'acciaio è prodotto in modo concorrenziale all'ILVA per alcuni fattori positivi che caratterizzano questa produzione. Ciclo integrato parte dal carbon fossile, dai rottami ferrosi, arriva alla produzione dei laminati piani. Si può approvvigionare direttamente grazie al fatto che il porto consente l'approdo di navi enormi, 400.000 tonnellate, può usare stoccaggi consistenti visto la vastità, insomma, dell'impianto. Vi do due dati che sono abbastanza interessanti. L'ILVA come superficie è grande una volta e mezza il rimanente territorio di Taranto. Un altro dato, i campi minerari sono 70 ettari, vuol dire 100 campi di calcio affiancati l'uno all'altro. Questo giusto per dare l'idea. Se venisse meno questo impianto avremmo due effetti molto negativi. Il primo, una botta enorme all'economia italiana, non parliamo della situazione di Taranto che sarebbe dal punto di vista occupazionale assolutamente devastata. La seconda, non ci sarebbero le risorse per attuare tutto il piano di risanamento previsto dall'AIA. Cioè, la produzione di acciaio e il piano di risanamento marciano alla pari. Non si riesce a fare l'uno se non si fa anche l'altro. Il danno, poi, l'impatto economico sul nostro sistema paese sarebbe di stimato circa 8 miliardi. Dopo magari su questo, se volete, vi darò anche qualche altro dato. Quindi il decreto che abbiamo approvato consente di tenere insieme l'attività produttiva che continua con il risanamento dell'ambiente, l'ambientalizzazione e la soluzione di tutte le richieste che sono previste all'interno dell'AIA. Come si procede? Viene nominato un commissario straordinario, la norma nell'articolo 1 prevede tutte le fattispecie di questo tipo, cioè può essere in futuro che altre aziende si ritrovino in questa situazione. E nell'articolo 2 stabilisce che l'ILVA è in questa situazione, non c'è il tempo per far tutto quanto e mantenere in vita l'attività e contemporaneamente di risanare se non si opera con il punto 2 della,
del decreto legislativo. Stabilisce la durata del commissario, il commissario sarà affiancato da un subcommissario all'ambiente, proprio per potenziare questa cosa, per me ne parlerà molto meglio di me il ministro Orlando. Il commissariamento dura 12 mesi, 12 mesi che possono essere prolungati di 12 fino a un massimo di 36. I poteri del commissario sono tutti i poteri degli organi di amministrazione, non ci sono altri poteri che possono interagire, è salvaguardata però la possibilità della proprietà eventualmente di vendere, cioè non è sospeso il diritto della proprietà di vendere, mentre la proprietà non può far altro che vendere o accettare l'attività del commissario. Vabbè, le linee di credito e le passività dell'azienda, anche in carico alla società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario, questo per consentire anche alla proprietà di carattere, alla holding, di funzionare. Abbiamo garantito all'impresa una serie di condizioni che gli consente di funzionare, tutela dell'ambiente, ve ne parla Orlando, sto prendendo troppo tempo, l'attività industriale è garantita dal commissario. Il commissario deve in 60 giorni predisporre un piano per l'ambiente che verrà poi valutato dal Ministero dell'Ambiente stesso e approvato rapidissimamente, così un piano industriale che viene valutato dal MISE e sempre in 15 giorni approvato. Tutte le risorse economiche che servono a far funzionare questo marchingegno sono a carico dell'impresa, dell'attività d'impresa. Mi fermo qua, poi qui abbiamo tutti i soggetti che sono in grado di darvi risposte anche molto tecniche. Sì, si tratta di un provvedimento che nasce dalla constatazione della criticità emersa dall'attuazione della legge 231, criticità che si è manifestata in forme diverse, con il provvedimento della magistratura, con le contestazioni che ha fatto il Ministero, con le rilevazioni di inadempienze fatte dall'ISPRA. Insomma, un percorso definito che non ha marciato secondo i tempi stabiliti e secondo la tabella che in qualche modo era contenuta all'interno di quel che era la conseguenza della legge cosiddetta salva Taranto o salva Ilva. La stessa Corte Costituzionale ci ha invitato a un rispetto tassativo in questa situazione della tempistica e degli obiettivi contenuti nell'autorizzazione ambientale integrata. Ci muoviamo quindi per rimettere in moto quel meccanismo utilizzando tre strumenti diversi. Il primo è quello di una diversa governance che sia in grado di garantire, diciamo, una particolare attenzione ai temi ambientali, un commissario straordinario ed un subcommissario con una più specifica missione, che è quella appunto della realizzazione degli obiettivi di risanamento e di adeguamento ambientale. Un secondo aspetto è costruito da una struttura di esperti che viene individuata dal Ministero e che accompagna il lavoro e ridefinisce il percorso che va verso l'adeguamento. La terza riguarda il reperimento delle risorse. Le risorse vengono utilizzate, e c'è un, come dire, in qualche modo uno strumento che garantisce che le risorse reperite siano utilizzate per il percorso di adeguamento. Quindi questi tre elementi a nostro avviso consentono di rimettere in moto un veicolo che in qualche modo si era arrestato, che era quello che era stato appunto che doveva portare alla piena realizzazione dell'AIA. Il commissariamento è fortemente connesso all'andamento dell'AIA, ci sono anche degli step che consentiranno alla luce dei 12 mesi di verificare come procede questo percorso. L'orizzonte massimo è quello previsto per la realizzazione dell'AIA. E quindi questo chiarisce che non si tratta né di un elemento di esproprio né di limitazione senza razio della proprietà, ma si tratta di un condizionamento finalizzato al raggiungimento appunto che la legge propone. Ci troviamo di fronte a una situazione assolutamente eccezionale, perché eccezionali sono le dimensioni, come ha ricordato il ministro Zanonato, eccezionale è
la specificità che, a differenza di altri impianti nei quali l'adeguamento può comportare un arresto dell'attività, in questo caso noi dobbiamo adeguare l'attività senza interrompere, interromperne l'esercizio. Eccezionale è anche naturalmente il carattere strategico del tipo di produzione di cui stiamo discutendo. Quindi ci sono ragioni per dire che l'aspetto ambientale oggi ha strumenti più forti per essere presidiato, e ci sono ragioni per dire però che intervento di questo genere è anche un intervento che consente di rientrare all'interno della normativa, di accompagnare un rientro all'interno della normativa una produzione che, una volta compiuto questo percorso, diciamo, avrà anche dal punto di vista della riqualificazione e della valorizzazione un salto di qualità, un salto di qualità positivo. Questi sono un po' l'insieme dei caratteri del provvedimento che abbiamo assunto. Io credo, diciamo, che ci siano buone ragioni per dire che una situazione di criticità può essere affrontata. Naturalmente non tutto dipende dallo strumento giuridico di cui ci dotiamo, ma una situazione di criticità può essere affrontata con questo strumento in più che ci consente di fare un salto di qualità. Ok, grazie, buon lavoro a tutti. Ah, prego. Volevo chiedere, ma perché in un primo tempo si era parlato di 36 mesi e adesso sento parlare di 12 mesi rinnovabili per tre? È sceso il periodo? Come funziona il periodo di... dell'AIA, però è opportuno che il commissariamento, che abbiamo voluto rendere ancora di più strumento eccezionale nel nostro ordinamento giuridico, sia sottoposto a una verifica che step per step individua, diciamo, come procede il percorso. Abbiamo delle finestre nelle quali facciamo una valutazione e alla luce di questa valutazione verifichiamo se questo strumento deve andare avanti oppure no. Un'altra? Fatto Quotidiano, buonasera. Volevo chiedere innanzitutto cosa accadrà dopo il commissariamento, cioè se l'Ilva tornerà ai proprietari, quindi se in qualche modo il governo ha ancora fiducia nella famiglia Riva. E poi volevo chiedere, sembrerebbe che, da quanto è uscito dalle agenzie, il commissario scelto dal governo è Enrico Bondi. Volevo chiedere se non era meglio effettuare una nomina che era in discontinuità un po' con la governance e l'amministrazione precedente. Grazie. Confermo che il Presidente del Consiglio ha intenzione di nominare Bondi come commissario. Il motivo è legato al fatto che occorre qualcuno che sia immediatamente operativo. Amministrare un'azienda di quelle dimensioni, ho provato prima a darvi dei dati, non è una cosa che si improvvisa, e siamo in presenza di un amministratore che è in grado di continuare, anche se con un indirizzo che è dato in questo caso dal governo, di operare con gli obiettivi che abbiamo detto: tutelare l'ambiente e garantire la continuità produttiva, che è anche garanzia della continuità occupazionale. Per quel che riguarda la famiglia Riva, la proprietà è di una società dove i Riva sono la maggioranza, ma non è della famiglia Riva. C'è una società finanziaria dove i Riva credo hanno il 36-37%, sono i soci di riferimento. Non è un esproprio questo, e i proprietari rimangono gli stessi. È il motivo per cui abbiamo cercato di rendere il più stringente possibile l'attività del commissario, cioè dargli tempi stretti per garantire il rispetto pieno dell'AIA. Non siamo in presenza di un esproprio, siamo in presenza di un commissariamento che ha degli obiettivi precisi, raggiunti i quali i legittimi proprietari, la società finanziaria dove i Riva sono la maggioranza relativa, non la famiglia Riva, dove i soci proprietari rimarranno proprietari. D'accordo, allora grazie, il comunicato è già stato diffuso, buon lavoro.